Buongiorno amiche, buongiorno amici bianconeri, ma soprattutto buon Ferragosto a tutti. Contenuto ferragostano dedicato, come vi avevo anticipato nel contenuto di ieri sera, a tre diciamo giovani promesse che sono, non dico esplose, ma comunque si sono affermate agli occhi dello staff bianconero e che si stanno ritagliando uno spazio presumibilmente importante, molto più di quanto si era preventivato, diciamo, nella fase iniziale, quella del, diciamo, averli aggregati alla prima squadra. Parlo di Dean Huijsen, di Kenan Yıldız e di Hans Nicolussi Caviglia. Tre calciatori della Juventus, uno di questi sembrava destinato a partire, non è detto sarà così, ne parliamo comunque. Prima però, come sempre, grazie per il seguito che date al canale, ma in tanti guardate il contenuto, magari commentate, ma non siete iscritti. E allora vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube, azionate la campanella di notifica e mettete un bel pollicione verso l'alto se questo contenuto sarà stato di vostro gradimento. Prima di sviluppare l'argomento relativo a queste tre giovani promesse bianconere, facciamo una precisazione doverosa sulla cessione ufficiale di Denis Zakaria, che è stato ceduto per 20 milioni pagabili in 4 esercizi al Monaco, ma quello che ha, diciamo, destato perplessità in tanti tifosi, anche a me in via iniziale, lo ammetto, è diciamo l'aver generato un effetto positivo a bilancio di soli 4,6 milioni di euro. Perché questo? Se non sbaglio, Denis Zakaria impattava bilancio ancora per 6 milioni e qualcosa, pertanto l'effetto positivo sarebbe dovuto essere maggiore. Il problema è che, come recita il comunicato, in questi 20 milioni vanno diciamo ad essere compresi gli oneri accessori, gli oneri spettanti agli agenti e quel sell on fee che tradotto letteralmente corrisponde alla futura rivendita che la Juventus avrebbe dovuto riconoscere qualora appunto avesse venduto Denis Zakaria al Borussia Mönchengladbach. Significa che siamo intorno ad un 40% di futura rivendita, se non dico un'eresia, perlomeno così mi è stato raccontato. Fatto sta che dei 20 milioni incassati dalla Juventus solo 4,6 è il diciamo l'effetto positivo sul bilancio. È sempre pur sempre un effetto positivo, è pur sempre una plusvalenza messa a bilancio. Ci si aspettava qualcosa di più, così non è stato, ma l'operazione certamente è un'operazione tutto sommato comunque importante a livello di vendita da parte della Juventus e di Cristiano Giuntoli di un giocatore che non rientrava più nei programmi. Dispiace, ma questo è. Veniamo invece al discorso relativo ai tre giovani e comincio subito con quello probabilmente che gode di maggior attenzione in questo momento, ovvero Dean Huijsen, classe 2005. La Juventus è andato a prenderlo dalla Liga e lo ha trasportato in Under 19. Il ragazzo si è imposto molto velocemente all'attenzione degli osservatori di casa Juve. È stato promosso in Next Gen e anche in Next Gen ha impressionato per la maturità. Si è deciso ovviamente di prolungargli il contratto al compimento del 18° anno, cosa che è avvenuta il 15 di aprile, se non dico un'eresia, gli fu promesso, e così è stato, che avrebbe partecipato alla preparazione insieme alla prima squadra. Nel corso di questa tournée americana, lo staff di Massimiliano Allegri e Massimiliano Allegri stesso hanno avuto modo di tenerlo sotto osservazione costantemente con il gruppo prima squadra, giorno dopo giorno, e rimanerne impressionati, così mi è stato riferito, e tra l'altro confermo per chi era presente in quel di Cesena, quindi molto vicino al sottoscritto, ha impressionato nei minuti in cui è stato in campo la leggerezza, la personalità con la quale ha affrontato un avversario piuttosto complesso, piuttosto difficile come Ebilal Touré, veloce, in grado di mettere in difficoltà la retroguardia bianconera, ma l'averlo fatto con l'atteggiamento del veterano, di colui che non ha assolutamente paura, di colui che ha personalità e che può
davvero ritagliarsi uno spazio importante nella rosa della Juve attuale. Per questo io mi sono spinto a scrivere che la Juve oggi non necessita di rinforzi in mezzo alla difesa, perché con Dean Huijsen e con Rugani, che con una Juve che ha, diciamo, che affronta fondamentalmente solo il campionato, non c'è bisogno di un ulteriore innesto importante là di dietro, dove con Danilo, con Bremer, con Alexandro, so che ai più non piace, nemmeno il sottoscritto obiettivamente, ma da braccetto è pur sempre un pezzo di ricambio, con Gatti, con lo stesso Rugani e con appunto Dean Huijsen, credo che sia fondamentalmente coperta per poter lottare per lo scudetto, in una rosa che presumibilmente giocherà spesso con la difesa a tre. Detto questo, credo mi è stato riferito davvero quello che ha impressionato anche dal vivo l'atteggiamento di questo ragazzo, e confermo che questa impressione non è ovviamente solo di chi era lì ad osservarlo, è un'impressione che ha tutta la dirigenza bianconera, tanto che vi confermo che ci sono molte probabilità che il ragazzo verrà spesso chiamato in prima squadra. Poi siamo tutti qui ovviamente a dubitare sul fatto che possa avere un grande spazio, essendo un classe 2005 e insomma avendo alle spalle giocatori veterani e ben più navigati, e con un Massimiliano Allegri che dovrà eventualmente un po' invertire la propria rotta, la propria tendenza all'utilizzo dei giovani in maniera continuativa. Vedremo, soprattutto l'augurio è che questo avvenga senza che ci siano cause di forza maggiore ad imporlo. Kenan Yıldız è entrato in campo contro l'Atalanta in quel di Cesena, e chi appunto era lì ad osservare i giovani di casa Juve, proprio tenendo nelle mire questi tre di cui appunto vado a raccontarvi, è rimasto letteralmente impressionato dalla personalità e dalla qualità del suo calcio. Giocatore chiaramente giovanissimo, classe 2005, trasportato immediatamente il giorno successivo in Next Gen, dove sicuramente svilupperà in quest'annata le sue caratteristiche, le sue capacità, il suo calcio. È stato subito autore di una doppietta contro l'Alessandria. Giocatore assolutamente da tenere monitorato, che ha gli occhi di mezza Europa su di sé. Contratto in scadenza 2025, la Juve è già al lavoro per un prolungamento, per non farselo sfuggire, perché davvero siamo dinanzi ad un gioiellino che potrebbe ricordare vagamente un po' la storia che ebbe Coman quando la Juve andrò a prelevarlo praticamente a parametro zero dal Paris Saint-Germain, lo rivendette al Bayern Monaco facendo una mega plusvalenza per 28 milioni di euro, però sappiamo quello che è stato il percorso di Coman, giocatore sopraffino, giocatore che se non fosse stato martoriato da infortuni avrebbe fatto una carriera molto probabilmente ancora superiore a quella che già ottimamente ha fatto. Kenan Yıldız, davvero da tenere ben presente, giocatore che sarà sicuramente spesso chiamato in causa anche per la prima squadra, perché ha delle qualità davvero importanti, vede Pertugi, vede giocate che non tutti vedono, ma soprattutto ha davvero le stimate del campione. Giovane, bisogna lasciarlo crescere, lo so, non corriamo, ma ci sono tutti i presupposti perché questo diventi veramente un grande campione. Ultimo, Nicolussi Caviglia, giocatore che conosciamo già perfettamente, che anche lui ha vissuto un momento sfortunato della propria carriera con l'infortunio al crociato, che lo ha tenuto a lungo fuori dai campi, è rientrato e oggi ha delle qualità in questo centrocampo che mancano, tanto che quando è stato chiamato in causa in ragione di un Locatelli nella posizione di centrale davanti alla difesa, ha dimostrato di avere delle qualità non indifferenti, tanto che alcuni si sono spinti a dire, ma ciò non deve nemmeno stupire più di tanto, Hans Nicolussi Caviglia molto probabilmente è ancora più pronto di un Fabio Miretti, che ha fatto due stagioni alla Juve, la prima in maniera eccellente, la seconda con degli alti e bassi non indifferenti, ma anche a causa probabilmente di ciò che stava attraversando la Juve. Nicolussi Caviglia che potrebbe, nonostante abbia tante richieste da mezza Serie A, squadre di medio-bassa classifica, ma comunque che comunque hanno già una certa importanza, potrebbe alla fine rimanere. Questo se la Juve non dovesse mettere a segno un colpo a centrocampo. Diversamente, Nicolussi Caviglia potrebbe essere colui che doveva essere fondamentalmente Rovella, che invece in ragione del bilancio, in ragione del fatto che il ragazzo ha chiesto di essere ceduto perché nel progetto Lazio si sentiva più al centro e più importante, ecco che
potrebbe essere la fortuna di questo ragazzo, Nicolò Siccaviglia, che gioca verticale, che sa giocare al calcio anche con tocchi rapidi di prima e sa ricoprire più ruoli di centrocampo. Quindi attenzione davvero a questi tre ragazzi di cui se ne parla un gran bene, e chi li ha visti da vicino, dal vivo, ed era lì proprio ad osservarli esplicitamente per capire che cosa vuol dire essere un ragazzo e giocare nella Juventus, ne ha parlato in maniera davvero entusiasta per quello che è la loro maturità e per quello che hanno saputo fare dinanzi ad un avversario comunque di assoluto rilievo e di rispetto come l'Atalanta, giocando davvero da veterani con personalità. Lasciatemi i vostri commenti, ditemi la vostra, come sempre io vi auguro una buona giornata fino alla fine. Forza Juve, e di nuovo buon Ferragosto a tutti.